In una delle zone più inospitali dell'Africa, un uomo lotta contro le condizioni più dure e gli incontri più pericolosi. Great news. Rivelando la vita segreta di alcuni esemplari delle rarissime iene brune. I fantasmi dei grandi laghi salini. I Boscimani hanno chiamato queste vaste distese Makadigadi, un luogo di miraggi e di sale. Una descrizione particolare di ciò che rimane di un lago salino formatosi milioni di anni fa nel deserto del Kalahari in Botswana. Un lago che negli anni si è prosciugato, ma la cui impronta nel deserto è chiaramente visibile dallo spazio. Il Makadigadi Pans copre un'area di 12.000 km quadrati, formando le più ampie saline del mondo. Per oltre 6 mesi l'anno la superficie delle saline è un letto di sale cristallizzato che raggiunge la profondità di 40 metri. Durante questo periodo l'acqua è estremamente scarsa e difficile da trovare, facendo diventare questo paesaggio inospitale per molti esseri viventi, compresi gli esseri umani. Un uomo però ha affrontato negli ultimi 2 anni queste condizioni così difficili. Glenn Maud è un ricercatore originario dello Zambia che conduce la prima ricerca al mondo sulle sfuggenti iene brune del Makadigadi. Ha iniziato a vivere qui guidando gruppi di turisti attraverso una delle zone più remote del mondo. Il primo anno che passai a Makadigadi vidi la mia prima iena bruna solo una volta dopo 11 mesi che vivevo qui. Notai le sue orme, le sue tracce odorose, ma non la vidi mai. E dopo aver concluso il mio lavoro di guida, cominciai a fare la cosa che mi interessava di più, studiare le iene brune.